Io non so voi, ma noi ci siamo molto divertiti. Sì, 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 sì. In diretta qui dalle frequenze, sulle frequenze di Radio R9, in diretta live dall'antico caffè Soriano. Paolo Merlini ed Erminio Giudici si sono tanto divertiti. Maurizio Silvestri non c'è. No, stasera non c'è. Perché? Perché? Però c'è Carlo. C'è Carlo, Carlo voce Giudici. Fuori campo, che tutta la sera, anzi da parecchio tempo, che dice: ah, le bocche di Bonifacio, fallo raccontare al barone le bocche di Bonifacio, quando con Franco Pirzio, che salutiamo, il nostro carissimo Franco, che domani ci guarderà su YouTube. Se Katia ce lo consente, lo salutiamo, se no rimaniamo fuori al cancello. E allora, Carlo, com'era questo aneddoto? Lancialo tu, che poi lo raccoglie il barone. Io Corrado. E il mio amico barone De Angelis sulle bocche di Bonifacio. E questa era Franco Pirzio che dava l'incipit. Corrado, continua tu. Allora, quella delle bocche di Bonifacio è stata un'avventura in cui ci siamo trovati partecipando alla settimana delle bocche nel 1978. Era una situazione abbastanza estrema, ma è una situazione niente di particolare, una situazione in cui non potevi esimerti dal andare avanti, perché dovevi arrivare a un certo punto e poi tornare indietro, ma ormai era talmente estrema, cioè il tempo era talmente diventato difficile, c'erano più di 40 nodi di vento, onde gigantesche che sommergevano la barca. Quindi ricordiamo quei momenti io e Franco, ma c'erano anche altri 8 ragazzi nell'equipaggio. Li ricordiamo tutti con simpatia. In quei momenti non avevamo nemmeno il tempo o la possibilità di aver paura, ma comunque con Franco riviviamo queste cose. Le bocche di Bonifacio io le paragono un po' a quella che è la mia avventura vitivinicola, dove mi trovo in un percorso dove è partito e mi trovo in un mare in burrasca e devo andare avanti, perché non posso fermarmi e tornare indietro. E quindi, assolutamente. Quindi tiro avanti, giro il faro di Lavezzi, io spero di girare qualche altro traguardo importante da raggiungere, ma che forse qualcosa ho raggiunto, già raggiunto, qualcosa in più devo raggiungere, e adesso attendo il momento di poter riscendere da Lavezzi e tornare a Porto Cervo come facemmo nel 78. Io ancora sto andando, diciamo, in pianura, spero di cominciare ad andare in discesa e ad avere una situazione più tranquilla e meno impegnativa, perché sicuramente mandare avanti un'azienda vitivinicola è una cosa impegnativa. Io lo vedo, è un percorso che ho iniziato quasi come una sfida per ritornare a fare una cosa che facevo da bambino con i miei genitori, con mio zio. Poi la cantina fu chiusa, è finita, poi a un certo punto della mia vita ho deciso di ricominciare, di ritornare a quelle che erano le origini, creando questa azienda dal nulla, ma a misura delle mie idee, delle mie dimensioni, di quello che volevo fare. E comunque il percorso è stato sicuramente molto difficile, adesso forse comincia a essere meno difficile, ma ci sono stati anni da paragonare a quello delle bocche di Bonifacio. Hai raggiunto, perdonami, dei bellissimi risultati. Non ho raggiunto ancora. C'era suolo di stasera. Ancora ce ne ho da fare, ma
quello che ho raggiunto è una certa maturità e una certa percezione di quello, sono stato premiato della coerenza che ho messo nel lavoro, perché ho cominciato a lavorare in un certo modo e ho sempre proseguito con quell'impostazione, e alla fine il mercato mi sta premiando e gradualmente, perché io non l'ho aggredito né lo aggredisco, però vedo che mi sta premiando. Infatti riusciamo ad avere delle penetrazioni impensabili, perché fino a qualche anno fa non pensavo magari che il mio vino potesse stare a New York o potesse stare a Toronto o potesse stare in California. Invece oggi abbiamo delle belle situazioni che ci danno soddisfazioni e stimoli positivi per il prosieguo. Complimenti Corrado, davvero. E io non so, mi è venuto in mente adesso, per non parlare di vino ma per parlare di birra, un nostro collega molto più blasonato di noi, vale a dire Renzo Arbore. Che tanti collega, anni, collega, maestro, amico, maestro, che tanti anni fa alla televisione diceva: chi beve birra campa cent'anni, meditate gente. Non so perché mi è arrivato questo flash. Così, questo è stato un rigurgito della... No, rigurgito no, però... il Cirasola mi piace tanto. E invece il vino bisogna berlo con rispetto. Il vino merita più rispetto anche nel berlo. Bisogna bere con attenzione e bisogna cercare di bere soprattutto prodotti sani, prodotti naturali, prodotti fondamentale. Sì, e non esagerare, perché poi non si può bere alla canna, diciamo, con una birra. No, non tracannare, ma il vino va degustato, va apprezzato con il rispetto che merita. Non si può bere per sete il vino. Assolutamente, anche se io sicuramente vedo delle manifestazioni di persone anche di una certa età che ci danno una mano, collaboratori che bevono il vino per sete. Sono abituati, però oggi noi credo che il vino lo dobbiamo bere e apprezzare e rispettare per quello che è, ma sempre con le dovute attenzioni, mai esagerare. Certo. Soprattutto certo. Anche i miei vini che hanno la loro consistenza, la loro struttura, il loro corpo, e per avere tutte queste cose devono avere anche la gradazione importante, per cui io dico bisogna bere un po' di meno ma con qualità è sempre massima. Allora, e complimenti all'azienda De Angelis Corvi e a Corrado, proprietario, che la manda avanti dal 2002, diciamo. Abbiamo bevuto un grandissimo Cerasuolo. Io sono un appassionato di Cerasuoli, l'ho già detto in altre trasmissioni precedenti, e questo qui devo dirti che è davvero un ottimo vino. Che abbiamo apprezzato tantissimo. Abbiamo apprezzato anche la birra Lancetta. Ti ho raccontato mai, Paolo, perdonami questo del mio viaggio, l'unico viaggio che ho fatto in barca con uno skipper francese? No, ma anche fuori onda va bene lo stesso. No, ma te la racconto adesso. eravamo nel Mediterraneo. Eravamo a largo, battevamo un cargo battente bandiera liberiana. No, stavamo nel Mediterraneo. Chi trasportasse quel cargo, a un certo punto, questo skipper francese che parlava un italiano un po' così, mi dice: adesso andiamo per le Bouches de Cuil. Le Bouches de Cuil. No, ma io gli dico: ma no, ma anche no. Pur qua. E lui: no, oui. Andiamo le Bouches de Cuil. Ma io gli faccio: ma no, non credisco, perché non vuoi andare? Magari un altro posto è più bello. E lui: no, andiamo, attraversiamo queste cose. Soltanto dopo averla attraversata ho capito che in francese le bocche d'Ercole le chiamano le Bouches de Cuil, tradotto in francese. E allora, e con questo aneddoto vogliamo salutare gli amici della... mentre il buon Marco e la buon Marvi ci stanno servendo il dessert. Che cosa mangiamo per dessert? Per dessert mangiate una spuma di yogurt con focaccia,
Focaccia? Sì, focaccia. Focaccia alla nocciola. È una manzata. Sotto c'è una base di crema alla gianduia. Ah, e qui proprio per non farci mancare nemmeno il dolce a base di pizza. Non lo so, secondo me sono le 23.09. Le 23.09. Noi ci hanno... 23.15. 23.11 per l'esattezza. 11 per l'esattezza. Non lo so, nel medio, abbiamo... nel medium stat virtus, come per perso... iniziare, come abbiamo, chiediamo come abbiamo iniziato. Abbiamo perso la bussola sicuramente. Questo qui, insomma, dobbiamo dirlo, l'abbiamo capito, è l'unica cosa che abbiamo capito questa sera, oltre al fatto che la Roma ha vinto per 2-0. Sì. Ecco, mi confermano appunto la vittoria della Roma. Non lo so. Io prima di assaggiare il dolce. Forse è il caso di salutare gli ascoltatori. Salutiamo gli ascoltatori, ringraziamoli per averci pazientemente seguito, sopportato fino a quest'ora tarda. Salutiamo tutti quanti quelli che ci ascoltano dall'altra parte del mondo, perché in streaming sono tanti a collegarsi con noi il martedì sera. Il martedì sera, ma sono tanti anche quelli che ci seguono su YouTube. Sono tanti quelli che non hanno niente da fare, soprattutto. Esatto. E ascoltano le fesserie, le fandonie che noi mettiamo in onda amabilmente grazie alla condiscendenza della regia di Radio R9. R9. Che è felicissima di venire qui il martedì sera e soprattutto anche perché non avrebbe nient'altro da fare, diciamo. Ha 5 figli o 6, non ricordo. Il nostro regista? Sì, io so che il primo a 27 e l'ultimo ne ha 7, quindi ce n'ha più due più di Walter Baldonieri. Walter Baldonieri. Ma penso che siano 6. 3 di più di Walter Baldonieri, tre, però. Il doppio. Vedi, lui non guarda la televisione, sente la radio, ma mentre sente la radio è quello che fa, è che amo la radio perché arriva da la gente, esatto. Entra nelle case e ti parla direttamente, esatto, come cantava il Bofinardi. Mentre la radio va, puoi fare altre, altre cose. Questo è il bello della radio. Noi speriamo che voi abbiate fatto altre cose mentre ci ascoltavate stasera. Sì, perché insomma non è che ne valesse la pena questa sera, se non per la magnifica birra Lancetta che abbiamo assaggiato. Quindi salutiamo Alessio, Fabrizio e Walter. Esatto. Ma poi soprattutto un encomio d'onore per il barone, Corrado De Angelis Corbi. Io credo che qualcuno vi deve fermare a voi, sì, perché noi possiamo sennò andare avanti. Questa trasmissione va avanti. Sì, con i saluti, con i saluti. Ma detto questo, io voglio ringraziare tutti quanti. Voglio ringraziare il Caffè Soriano, Carlo ed Erminio che mi hanno invitato per questa bella occasione di poter venire a condividere con voi e con chi ci ascolta queste piccole esperienze fatte e questa mia filosofia di produttore. Ringrazio Radio R9 e ringrazio tutti i vostri collaboratori che ci hanno dato del cibo di ottima qualità che si è abbinato in maniera eccezionale alla birra Lancette e al nostro Cerasuolo. Grazie di nuovo. L'ultima parola è quella di Alessio, che da bravissimo commerciale dell'azienda, del birrificio, ci dice... Volevi dire? Dico che ci uniamo ai ringraziamenti del barone. No, era bello se diceva dico che mi chiamo Fabrizio. Che io avevo visto male, insomma, ci ho azzeccato. No, tu volevi ancora lo slogan, non vedi dopo. Avevo il 50% di possibilità di sbagliare. Ma non ho sbagliato. Ma non hai sbagliato. Alessio, raccontaci, dici qualcosa che rimarrà nel futuro. Ai ringraziamenti del barone. E per il futuro seguiteci. E grazie al Soriano, grazie a Radio R9. Buona Pasqua. Buona Pasqua. E bevete la Lancetta. Beviamo la Lancetta. Ecco, questo messaggio di marketing chiaro e preciso. Vabbè, cioè piccante, si direbbe in altre parole. Un'ultima cosa volevo dire a qualche ascoltatore che sta a Roma, che saremo il 6 e 7 prossimo, sabato e domenica, alla manifestazione Vignaioli Naturali a Roma, che si terrà all'hotel Excelsior di Via Veneto. Quindi se qualcuno vuol venire a trovarci e ad assaggiare i nostri vini in quel contesto, sarà ben accetto e ben voluto. Grazie.
tutto all'altezza della situazione, come dice la voce fuori campo. Non mi ha parlato di Yalta, però. Yalta, perché io non era attento sullo Yalta. Non era a tema. Lui le cose fuori tema. Esatto, non la voce fuori campo mi è sempre puntuale. E quindi, ricordando a tutti gli ascoltatori che martedì prossimo noi non andremo in onda. Noi, ma Radio Renove andrà in onda in diretta da due postazioni fuori campo. Fuori campo, carnascialesche di danze e divertimenti etniche. Perché martedì prossimo qualcuno mi dice nasce come martedì grasso. Come martedì grasso. Noi preferiamo il mercoledì delle ceneri, come tu sai, insomma. Sì, siamo di pentimento noi. Esatto, indubbiamente. E allora salutiamo i nostri ospiti, salutiamo l'antico caffè Soriano, salutiamo Carlo Giudici che mi ha permesso anche stasera di andare in onda. Di andare in onda stando qui seduto a cazzeggiare. Salutiamo tutti i cuochi. Tutti i cuochi che si sono prodotti in mille le corna. No, questa sera veramente è qualcosa di eccezionale, ne abbiamo veramente gradito. E salutiamo Erminio Giudici. E salutiamo Paolo Merlini. Tante e salutiamo Marvi che ci ha servito. E buona serata, buon proseguo a tutti quanti voi. Pace e bene. Pace e bene.